Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, ultimo episodio del 2015, poi a fine video vi spiegherò il perché. Comunque, situazione attuale, eccola qua. 32 partite giocate, 48 punti. Siamo a un punto dell'Europa League, due punti, diciamo, dalla settima, perché noi siamo sesti. Però purtroppo per noi, al contrario come è successo alcune volte, diciamo tra virgolette in passato, questa volta siamo noi ad avere una partita in più. Quindi può succedere che sia la Fiorentina e il Napoli, magari vincendo, possano la prima allungare ancora di più il vantaggio, anzi il distacco, e quella sotto purtroppo potrebbe superarci. Ora, io sono stato corretto e sono rimasto qua, nel senso, voglio vedere con voi cosa succederà, se la Fiorentina magari può vincere, pareggiare, perdere, così come la Lazio stessa, perché comunque anche la Lazio è pur sempre, anche se quarta, è sempre fattibile da raggiungere, quindi guardiamo un po'. Allora, è successo questo. Allora, il Napoli ha vinto, perché se non sbaglio era 46 e ci ha superato. La Fiorentina ha fatto altrettanto, perché anche lei era 49, era 52. E la Lazio invece mi pare abbia perso. Sì, resta il fatto che ora la squadra raggiunge la Lazio, che si trova a, tra virgolette, solamente due punti. Dio solamente, perché non si sa mai, possa sembrare poi, ma in realtà possono essere tanti sotto certi punti di vista. Comunque, iniziamo a giocare e appunto andiamo a giocare contro il Torino a Torino. Vediamo un po' cosa accadrà e speriamo davvero di macinare qualche punto. Intanto guardiamo se magari è tornato Cerni. No, c'è sempre il Cerottino, quindi il solito. Mettiamo come sempre Barella, COC e Abner esterno sinistro. Via, iniziamo. Iniziamo. Allora, incredibilmente non piove, che per me, per chi ha visto i video sa che è diventata quasi una prassi. Gio notturna e niente, iniziamo e speriamo bene. Attenzione Armstrong. Mamma buonissima! Mamma mia che gol! Mamma mia che gol Armstrong! Tutto un attimino nel dubbio, perché l'ho visto stare a corsa, l'aveva presa. Mamma mia, De! È una buonissima punizione! Bello, De! L'astronauta! Se Dio vuole ritorna a far gol. E incredibilmente su punizione, che non è per niente il suo forte, tra l'altro. Insomma, 1-0 Armstrong. Bello, De. Bella è presa. Palo gol. Finisce così il primo tempo, 1-0. Primo tempo che, a parte il gol, ci ha regalato veramente poco, perché non è stato assolutamente emozionante, anzi è stato piuttosto noioso. E niente, andiamo a fare il secondo tempo e speriamo che almeno il risultato non cambi, o perlomeno la squadra è in vantaggio, rimaniamo noi. Vai Armstrong, Dio buono, De. Sei girato, però non ti sei nemmeno mosso, calciatore a fermo, peccato. Vola Blanco, Ale, via. Ecco, faccio il tempo per bocca, lo prende il gol. Glick, 1-1. Rimanete. Oh, immanete. Va Maximin. Ma rimacane, proprio sul tiro, di. Cazzo! Cazzo, mamma, meno male. Mamma mia, meno male. Mamma mia, meno male. Finisce così, 1-1. Peccato, però alla fine meno di perdere, perché alla fine comunque c'è, tra l'altro c'è anche rischiato parecchio. E quindi niente, 1-1. E boh, andiamo a fare la prossima partita e cerchiamo di vincerla. Da lì, meno male si è pareggiato. Andiamo a giocare contro un già retrocesso Como, però questo non significa niente, perché è un Joe e magari il Como può andare addirittura più fastidio di tantissime altre squadre. Quindi niente, prima di andare a giocare un attimino sto guardando la classifica, che addirittura stavolta, addirittura il Genoa ha sorpassato tutti, però questa volta siamo tornati ad avere una partita meno delle altre, così come purtroppo anche il Napoli. Se vinciamo andiamo sicuramente a pari punti col Genoa,
e non ci resta che comunque sperare che Napoli non, al massimo possa pareggiare. Insomma, vabbè, sono calcolini così che fra l'altro sono sempre inutili perché anche se manca poco, 4 partite, anzi 5, sono sempre tante. Cioè, possa veramente variare clamorosamente la classifica. Vabbè, insomma, iniziamo a giocare. Un attimino qui, faccio la stessa cosa. Vai, no, Donato Cerny, to, via. Mettiamolo, senza cerottino. E iniziamo a giocare. To, siamo tornati sotto l'acqua. Notturna e si gioca in casa. Via, iniziamo. Tira Barellino! Madonna santa, scoppiato il palo. Cazzo! Ma non è fuori gioco, però bisogna stare attenti, eh. Bisogna fare gioco, basta, vacanze. No, no, oh! Meno male, meno male. Ma come si dorme? Ma come si dorme? Vai, Maximin! Eccolo! Saint Maximin! La blocca lui al 39esimo! 1-0! Ale! Meno male, via! Dio buono, Maximin! Tira Maximin! No, dai, peccato. Finisce così il primo tempo, 1-0. 1-0 comunque non molto meritato, eh. No, a parte sai, no, credevo che il Como si fosse reso più pericoloso, invece no, dalle statistiche vi... Vabbè, dai, 1-0 e speriamo di continuare così. Tira! Maremma cane Angelino, che piedi c'hai di... Finisce così, 1-0, vittoria di misura, partita non molto emozionante, anzi parecchio noiosa e niente, però l'importante è che abbiamo vinto, ci teniamo a fare 3 punti e come sapete 3 punti parecchio importanti. Ora guardiamo un po' la classifica com'è e appunto guardiamo come siamo messi. Siamo sesti ad un punto sia dal quarto posto che dal quinto, rispettivamente occupato da Fiorentina e Napoli. Direi che siamo messi bene, cioè, siamo anche a pari punti col Genoa, però per ora a pari punti siamo sopra noi. Cioè, andiamo a fare la prossima. Andiamo a Bergamo a giocare contro l'Atalanta. Partita secondo me sicuramente non semplice, difficilissima, sicuramente non sarà semplice. Vabbè, chiudiamo così. Che l'Atalanta è quella squadra che di solito in FIFA prende ed ha quei giocatori che possa diventare veramente forti e noiosi. Quindi bisogna stare attenti. C'è un po' di luce, via. Andiamo a giocare. Occhio, occhio. Madonna, perché non riesce a bloccarla, Blanco? Ha presa di scivolata. Boh. È fuori gioco, maledetta la miseria. Comunque l'importante è che almeno una volta l'aveva presa. Buono Armstrong! Dio buono, non ce l'hai fatta all'ultimo! Vai Marchino! No! Maremma cane! Vai, buona Maximin, tira! Eccola lì! Saint Maximin! La sblocca ancora lui, un'altra volta! Al 43esimo! 1-0 e andiamo di fammelo rivedere bene, schiocchiti. Finisce così il primo tempo, ancora una volta 1-0, pare 3 volte di fila che finiamo il primo tempo su 1-0. Niente, speriamo che alla fine possa andare almeno a livello di chi va a vincere come l'altra partita. Vabbè, detto questo iniziamo il secondo tempo subito. Ah, Cerny, non mi morì ora che non ce la fai più, ho visto. Tira, eccolo lì! Se non sbaglio, Baclav! Cerny! 2-0! Detto sì perché ho visto la resistenza, era veramente rossa. E tra l'altro mi si sbrucia la mente il corpo. E invece, la butta dentro, fa anche di molto un bel gol. Baclav, mi ricordavo bene. 2-0. Cambio.
si leva appunto Cerny, che è lì lì, morì, e si mette Abner come sempre. Quasi quasi metto anche Ralta al posto di Barella, che lo fa un po' non respirare. Tira! No, non ci voglio rete. Boh, 3-0 era veramente USA a regola. Boh, è testa Scheide, che è Ralt. Oh, comunque si è già reso pericoloso svariate volte, eh. È andato da 5 minuti, tipo. E vai, Maximin, e chiudila! Maremmane, una tirata in bocca. Mamma mia. 2-1, Piniglia, se non sbaglio, di testa. Meno male sei al 90esimo. E volendo, facendo un po' di stronzi, facendo appunto Melina, magari si può far finire la partita. Comunque si era Peniglia. No, facciamo Melina e speriamo bene. Ale, vieni, è fatta. 2-1, alla fine si è cambiato il risultato, però meno male la vittoria si è tenuta uguale. Dio rispetto alla partita precedente contro il Como. Insomma, vinto meritatamente, sì, stavolta sì, andate lì. E niente, andiamo a vedere come siamo messi adesso in classifica. Adesso siamo ufficialmente, Dio, finora, nella zona Europa League. Chiaramente la Champions League ormai è andata, perché sì, è andata, ma l'importante era arrivare in Europa League, cioè nel senso non contava la Champions League. E niente, andiamo a fare la prossima partita, che se non sbaglio ci vedrà contro il Milan addirittura. Sì, mi ricordavo bene, si gioca contro il Milan in casa. E fra l'altro ho visto addirittura, bene per noi, che la Fiorentina ha già fatto la sua partita. Infatti era 36 partite e per nostra fortuna ha, se non sbaglio, perso, perché pare fosse a 54 anche prima. Bisogna preoccuparci un po' del Napoli, che è lì lì, che è solamente a un punto. Insomma, niente, iniziamo a giocare e guardiamo un po' cosa accadrà. Milan è primo, quindi sicuramente sarà una partita molto difficile. Qui è tornato qualcuno, c'è Hernandez, ma non ci penso nemmeno, perché c'è il cerottino, rifaccio giocare ancora Ceccherini. Tanto Guadabin è diventato un 68. Niente, iniziamo a giocare. Sotto l'acqua, ma va, non è una novità ormai. Di pomeriggio, credo, perché non è sicuramente notte. Insomma, niente, iniziamo a giocare, guardiamo un po'. Devo essere sincero, è sotto l'acqua, in casa il Livorno qualche annetto fa, in realtà proprio contro il Milan fece, diciamo, una sorta di impresa. Vinse, per chi non si ricordasse, vinse 1-0 con gol di Colombo. Che ricordi, ragazzi. Vai Cerny! Dio buono, va bene, dai. Mamma mia, meno male, fuori. Vai Armstrong! No! Finisce così il primo tempo, 0-0. Poche occasioni, però l'importante è che fino adesso sembrerebbe non esserci un predominio che magari mi potevo aspettare da parte del Milan. Insomma, andiamo a farci uno tempo. No, no, no! Non ci voglio rede. Ma che cos'è? Ma dai, ma perché Blanco deve fare così? Maremma, a volte fa partitone, a volte fa questi zotti lì. Questa la poteva prendere. No, un autogol di Godibac, un autogol di Ceccherini. Insomma, 1-0 Milan. Mamma mia, che traversa. Vai Benassino, vai Marchino. Vai Armstrong, tira! Eccola lì! Armstrong! Ci pensa lui a riequilibrare tutto! 1-1! Oh, boia! Che fra l'altro c'ho un piacere, perché prima tra i cronisti dicevo che Armstrong è un po' di forma brutta, lo vedi, va, oggi faceva mancare. E schiocchete! E ci pensa lui a riequilibrare tutto! L'astronauta Armstrong! Va sempre così, ragazzi, sempre, eh! E andiamo, 1-1! Dai, guardiamo un po' di ribaltare il risultato. Finisce così, 1-1. Purtroppo non siamo stati in grado di ribaltarla. E nella parte meglio sì, perché fra l'altro il Milan alla fine, dopo si è fatto il gol, continuava a pressare. Quindi meglio così, che alla fine abbiamo pareggiato, ecco. Insomma,
Riuscì a punto da uno, un punto, e guardiamo un po' come siamo messi adesso in classifica. Siamo quinti, il Napoli ha vinto, però allo stesso tempo siamo anche a due punti dalla sesta. Quindi diciamo che siamo messi non benissimo, però nemmeno così tanto male. Mancano due partite e niente, bisogna cercare di tenere, ecco. Insomma, andiamo a fare la penultima partita del video. Allora, mentre caricava per arrivare appunto a questa partita qua, che fra l'altro ci vede giocare contro il Bologna a Bologna, sto pensando che eventualmente se Fiorentina-Lazio e Genoa non so sinceramente se fosse a pari punti o noi, si sarebbe sopra o sotto di noi, però ce lo metto nel discorso, non dovessero far punti, cioè non dovessero vincere e noi invece sì, saremo matematicamente qualificati per l'Europa League. Quindi potremo anche qualificarci con una giornata di anticipo, eventualmente, sempre se ci qualificheremo, eh? Ci mancherebbe, sai, perché può succedere di tutto, purtroppo. Insomma, andiamo a giocare questa partita qua e guardiamo un po' cosa succede. Allora, vi la maglia così. Me ne è tornato qualcuno. Vabbè, giochiamo così. Ancora una volta sotto l'acqua, tanto ormai. Insomma, giochiamo un'altra volta in notturna e speriamo bene. Mamma mia. Per un momento pensavo fosse dentro. Meno male ragazzi. Bisogna stare attenti, eh. Finisce così il primo tempo, 0-0. Come ho detto nell'ultima azione, prima appunto della fine del primo tempo, bisogna stare attenti perché per ora noi zero tiri, nemmeno un po', proprio zero tiri totale. Bologna invece, seppur meno male, non con molta efficacia e con molta, diciamo, concretezza, si è reso svariate volte pericoloso. Ora, sperando non possa cambiare niente, andiamo a farci un tempo. Intanto i risultati, la Fiorentina sta perdendo, però la Lazio sta vincendo. Vabbè, andiamo a farci un tempo. Cambio. Allora, levo Cerny, me sempre, che di resistenza ce n'ha veramente po', e metto Abde. Vai Armstrong, brucialo. Vai Armstrong. Maremma cane. Non ci voglio rete, nemmeno angolo. Finisce così, 0-0. Per quanto riguarda noi, l'una volta siamo riusciti a essere un po' priolosi, è stata l'unica con l'occasione di Armstrong, quella di prima, che purtroppo non è andata a buon fine. Per il resto il Bologna ha giocato sullo stesso ritmo, bene o male, del primo tempo, creando qualcosa. E niente, il risultato è 0-0. Secondo me va giù male al Bologna questa 0-0 più che a noi, vedete? Allora, il possesso palla, se ne parla. Comunque, alla fine il pareggio può essere sotto certi punti di vista buono. Guardiamo un po' come siamo messi adesso in classifica. Siamo sesti. Bisognerebbe sperare che la Lazio non faccia niente nella prossima partita e noi vinciamo. Almeno la Lazio possa pareggiare. Cioè, andiamo a fare l'ultima partita del video nel quale si deciderà le sorti di questo campionato. O meglio, chi andrà in Europa League. Guardiamo un po', allora, noi per nostra sfortuna andiamo a giocare contro una squadra veramente big, la Roma. Il Napoli gioca contro Bologna, fra l'altro in casa, quindi probabilmente vincerà. La cosa buona, tra virgolette buona, perché bisogna sempre vedere, è che la Lazio va a giocare a San Siro contro l'Inter. Quindi guardiamo un po', noi guardiamo anche la Fiorentina, un po', che comunque ha 3 punti. Che va già contro l'Atalanta. Però vabbè, importante la Lazio. Noi bisogna cercare di vincere assolutamente. Insomma, andiamo a giocare e guardiamo un po' cosa accadrà. Qui intanto ho visto che era tornato Pereira, però non me la sento di schierarlo dall'inizio. Piuttosto lo metto a fine primo tempo, sempre se la partita me lo permette. Iniziamo l'ultima partita della stagione, del video, e l'ultima partita che deciderà le sorti del campionato, soprattutto per quanto riguarda il posto in Europa League. Il posto in Europa League, come sappiamo, lo voglio dire, è conteso, se non sbaglio, che la Fiorentina, da 4 squadre.
Napoli, Lazio, noi e appunto Fiorentina. Guardiamo un po' cosa succederà. L'obiettivo nostro è solamente uno: qualificarci e quindi vincere, o perlomeno far di tutto per superare la Lazio. Iniziamo questa partita. Vai Armstrong! Eccoli! Armstrong! 1-0, la sblocca lui, però rimaniamo calmi, sempre lui. Fammelo rivedere però. Via, 1-0. Ancora Armstrong! Dio, no! Palo, vai, vai lì! Dio buono, Dio. Tira Cerny! Mamma mia! Mamma mia, che concetti! Mamma mia! Da fuori aria! La bella impresa, Dio! No, fammelo vedere! 2-0, ragazzi, attenzione! La seconda del risultato che farà la Lazio contro l'Inter. Potremo forse andare in Europa League, potremo qualificarci, però purtroppo non dipende solamente da noi. Comunque, da lì che go, Cernide, bello, 2-0. Ah, 3-0, anche Barellone ci mette del suo. Capisco che mai solo il portiere fa i miracoli, questa volta fa abbastanza ridere, cioè questa era fattibile. Ma chi se ne frega, 3-0, Nicolò Barella, ci mette la firma anche lui. Bello, di. Presa, no, Blanchino, di. Oddio, palo così di Armstrong, che va, ve lo prova. Occhio, Mimbi, dai, cerchiamo di finire sul 3-0 il primo tempo. Finisce così il primo tempo, 3-0, netto. La Roma non ha fatto niente, ragazzi, però è predominio nostro. Fatemi vedere quanto sta la Lazio. 0-0, attenzione, ragazzi, 0-0 potrebbe andare bene. Napoli pareggia anche lui. Cioè, andiamo a farci il tempo sperando possa rimanere così le ossie. Levane, addio, fuori gioco, fuori gioco. Oddio! Che culo! Madonna, è culo, bimbi. Aspetta, ma era dentro, ma questo è classico. No, fatemelo vedere. Se non era quello di Cervigno. Vabbè, però vedrai, no, perché essendo un Jovi te lo direbbe, no? Insomma, meno male, che culo. Cambio. Allora. Jenny, come sempre, ci deve lasciare perché ne vuole più. E faccio giù anche Pereira, posto di Barella, tanto per fargli toccare campo, anche se è finito il campionato. Bella palla, va Maximin! Tira! 4-0! Sì! Maximin! Chiusa di me! Poker! Incredibile quanto succede all'Armando Picchi di Livorno. Oh, solo per la prestazione meritiamo Europa League. Solo per vince per ora, va 3-0 per la Roma, meritiamo l'Europa League, ragazzi. Speriamo bene. Mamma mia, Angelino! Cosa stava per fare Angelino? Cosa stava per fare Angelino? Attenzione, Udo Schick! Yeah, ormai 4-0, però qualche gol memorabile, no? Mamma mia, oh, ma dove è in porta, ragazzi? C'era il segnettino giallo, rago. Allora, 5-0, apre di testa. Io, non ho parole. Predominio a dir poco totale. Apre, lasciato sopra. Insomma, 5-0, ci mette la firma anche Abner di testa. E ha tirato anche forte. Boia. Aio. Fuori. Dai, bimbi, è finita. Dai, godiamoci questi ultimi momenti insieme. Benassi.
È finita. Fermi tutti. Guardiamo quanto ha fatto, quanto hanno fatto Lazio e Napoli. Partiamo dal Napoli, guardo giù. Aspettate, tanto vi tutte le ossa. 12 tiri, vabbè. 87 da centrocampo, però va bene. Napoli 3-1. Bimbi, non ci voglio rire. Ha pareggiato la Lazio, quindi oh, siamo in Europa League, ragazzi. Non ci credo. Ce l'abbiamo fatta. Culo stratosferico, ma non me ne frega niente. Ci siamo arrivati grazie anche al pareggio della Lazio. Mamma mia, ragazzi, non ci credo, perché io penso nemmeno se ci riprovo, fra culo non culo, per le pare, posso riuscire a riqualificarmi nell'Europa League. Straordinario, come direbbe Sacchi. Mamma mia, che bello, dude. No, fatemi vedere la classifica, che curiosità. Che poi c'è andata anche bene, perché nonostante abbiamo fatto 5 gol nell'ultima partita, eventualmente, se la Lazio, non so, vinceva, era a pari punti, non ce la facevamo, perché la Lazio c'aveva differenza reti maggiore alla nostra. Mamma mia, che bello, ragazzi. Europa League. Wow. Poi fra l'altro, se non sbaglio, oddio cosa ho pigiato, se non sbaglio guardavo anche la classifica marcatori, no? Almeno prima si era spostata. Armstrong, capocannoniere insieme a Dumbia della Serie A 2015, no, 2016-2017. Che bello, ragazzi. Insomma, quindi diciamo che l'obiettivo principale di salvezza, stra mega conquistata alla grande. Obiettivo secondario, anche se Aldo, non so se vi ricordate, richiedeva la qualificazione all'Europa League, cioè nel senso, grazie anche al discorso di soldi richiesti, bla bla bla, cioè, quindi abbiamo anche raggiunto l'obiettivo prefissato con la società nel gioco, anche se, ripeto, per noi, anzi per me, era la salvezza, perché con una squadra del genere, cioè con una media 70 più o meno, può arrivare male vada oltre la salvezza, forse metà campionato, non di più sicuramente. Invece noi ce l'abbiamo fatta, fortuna, culo, sfortuna per alcune partite, ve le vi pare, insomma, il totale ha fatto sì che noi siamo arrivati quinti in Europa League. Quindi, tornando al discorso di inizio video, ovvero che l'ultimo video del 2015, vi spiego il perché. Perché ho detto, anche se da qui al 2016 manca sempre qualche giorno buono, e tralasciando il fatto che ormai i video miei escono ormai purtroppo di uno per ogni settimana, anche se spero ovviamente poi di riaverci, come è successo soprattutto lo scorso mese, un po' più tempo libero per poter appunto registrare e fare altro. Insomma, ho deciso di concludere qua, per quanto riguarda 2015, la serie, e di iniziare la puntata nuova perché, diciamo, per essere, virgolette, un po' più corretti, no, tra virgolette, ovvero di riniziare proprio la stagione, cioè un nuovo inizio proprio in Europa League. Tocchiamo l'Europa League, iniziamo in contemporanea appunto il campionato, la stagione, e quindi niente, preferisco aspettare. Così nel frattempo posso pensare eventualmente a qualche acquisto, sempre se Aldo ci degnerà di qualche spicciolo buono, e poi se magari qualcuno, come è capitato già in passato, che frattempo mi ha fatto molto piacere e ringrazio tuttora, magari vuoi continuare a darmi qualche consiglio sull'acquisto da fare per l'Europa League, perché comunque ve lo dico sinceramente, col fatto che una squadra del genere, per fortuna o non fortuna, bravura, ve la vi pare, siamo arrivati in Europa League, il mio prossimo obiettivo è, perché no, la qualificazione in Champions, dato che, anche se poi ora c'è un distacco netto, come vedete, da punti fra la terza e la quarta, secondo me è fattibile. Se si parte con il piede giusto, si fa l'acquisto azzeccati, secondo me è fattibile. Io credo che, poi magari non comprerò quei giocatori lì, però credo che i veri acquisti, cioè gli acquisti che cerco per poter lottare, sono quelli lì, magari un buon trequartista,
e almeno un buon attaccante, magari agile, svelto, come può essere Armstrong. Dato che non so se ve ne siete accorti, il mio gioco specializza soprattutto, per quanto sia sbagliato, perché il calcio di squadra, ma nel gioco si specializza, diciamo, sul dribbling, sull'agilità, sull'uno contro uno. Ecco, è difficile che io almeno davanti porta comincio a fare qualche passaggio, qualche triangolazione. Quindi niente, se nel caso qualcuno vuole darmi qualche consiglio, preferirei appunto qualcosa di questo tipo qua, questo genere qua. Insomma, detto questo, niente ragazzi, il video finisce qua. Ci rivediamo quindi ad anno nuovo, credo, a regola sì, salvo imprevisti, ma credo di fare tutto ad anno nuovo. E niente, quindi ci rivediamo, un nuovo inizio, Europa League, l'abbiamo raggiunta. Poi con voi sono curioso di sapere chi mi capiterà nel girone, questa roba qua. Voi, ve lo giuro ragazzi, fremo, non vedo l'ora di poter registrare e rigiocarci, magari insieme a voi. E niente, quindi il video finisce qua, arrivo alle conclusioni come sempre. Quindi vi ringrazio in primis per la visualizzazione, poi vi ricordo di fare, se volete, le solite tre cose, ovvero mettere un bel mi piace al video e fatelo per questo Livorno che è arrivato in Europa League al primo anno di Serie A, chiaramente dal ritorno in Serie A. Poi condividetelo, magari così, non lo so, questa avventura, questa storia può essere, no, più larga a livello, diciamo, di pubblico. Ma soprattutto poi, infine, iscrivetevi al canale, perché lo sapete, facendo così rimarrete aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Che per ora ci siamo, ragazzi, siamo, si sta andando di pari passo sull'idea che avevo e su quello che voglio raggiungere. Insomma, detto questo, niente ragazzi, vi auguro di passare delle buone feste, dato che comunque siamo arrivati a Natale. Buon Natale, in primis. Niente, credo comunque di fare video prima della Befana, quindi non dico niente a livello, diciamo, di sai, scorse epifanie, quelle cavolate varie. Quindi niente, buon Natale, spero che passiate un buon anno, cioè nel senso, iniziate, no, l'anno in migliore dei modi. Quindi, in poche parole, vi auguro che festeggiate la fine e l'inizio dell'anno nuovo bene. E niente, detto questo, vi aspetto ad anno nuovo, appunto, e 8 volte lo dico, per iniziare questa nuova stagione che appunto vedrà il Livorno, oltre ad essere sempre in Serie A, diciamo entrare, no, nell'Europa. Purtroppo non è l'Europa che conta, però intanto in Europa ci siamo, mettiamo lo zampino. Via, detto questo, vi aspetto. Ciao a tutti, ancora tanti auguri. Ciao.